Una ragazza giovane, penso sui 23-24 anni, brillante, molto intelligente, molto capace, mi pone nel colloquio a un certo punto una difficoltà, dice: non riesco a volte a riconoscere se è la mente che dice mangia, 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 ora mangia, mangia di tutto, mangia, oppure è il corpo che dice ho un vero bisogno. Esprimeva questo disagio di non saper fare il riconoscimento. Sarebbe doveroso capire se devi fermarti oppure prendere un altro boccone e andare avanti o mangiare ancora. Però bisogna imparare, è una cosa molto, molto complicata. Adesso vediamo però. Io ho dato delle istruzioni che permettono di avere un'azione, diciamo, buona, perfetta quasi, pur non sapendo riconoscere. Allora, nel tempo 1, la circostanza stimolo, quella che mi provoca e mi dice, mi mette in difficoltà, è che io non so dire, è la mente che mi spinge a mangiare o è il corpo che mi preme perché effettivamente c'è un bisogno. Questo è il tempo, chiamiamolo così, della nascita della difficoltà. Difficoltà al riconoscimento. Tempo 2, ecco, tempo 2. Senza rispondere al quesito del tempo 1, questa è la regola, cioè tu non rispondi al quesito, lasci il quesito aperto, così, non so. Nata la domanda, arrivata la domanda, che poi che bello, l'uomo può stare senza rispondere. L'uomo non è obbligato a dare la risposta. Deve però attrezzarsi con una linea d'azione che vada bene anche senza dare la risposta. Senti quanto è semplice qua. Senza rispondere al quesito del tempo 1, mangi qualcosa. Che vuol dire questo qualcosa? Il 25%. Poi mi domandavo, ma di che cos'è questo 25%? 25% di un primo, 25% di un contorno, di un secondo, 25% di un dolce, 25% di una bevanda, molto meno della metà, vuol dire. Capito? È un accenno. Quindi prima c'era un dubbio, poi c'è un'azione seguendo una regola, al tempo 2, al 3 il dubbio rimane. E che facciamo quando rimane il dubbio? Senti. Niente, non rispondo, non tento di rispondere, di dirimere il dubbio e passo, mangio fino al 40%. Vuol dire che dal 25 vado al 40%. Ed è un piccolo incremento. Io uso lo stesso metodo sempre. Arriva il tempo 5. O il gusto fisico prevale e ti convince, vuol dire che a un certo punto si schiarisce e che si tratta di esigenza corporea, di gusto fedele, non traditore, una sensazione di appetito, di attrazione, di gusto così vero, autentico, e passi dal 40 all'80% o 100%. Ma se rimani o sei, invece rimani nel tempo 1 del dubbio, rimani in dubbio ancora, passi dal 40 al 75, 80. Così massimo, e lì finisce. Lì finisce. È rimasto il dubbio, tu in fondo così non hai preso tanti rischi. Qui il rischio non è questione, signori, il rischio non è questione dell'ingrassare un po', perché il problema non si pone. Intanto le persone devono imparare a non aver paura della bilancia, perché molte persone sono terrorizzate. Certe volte veramente si scuotono, si angosciano. E se vedono che non calano. Attenzione, nella sequenza però può accadere che in qualsiasi momento il dubbio va via. Cioè, non so se spiego. Io ho fatto il caso più severo, che il dubbio rimanga comunque a tutta la progressione prudente e definita. Diciamo, questa ragazza ha problemi così di lunga data. Lei si definisce una persona con disturbi alimentari, quindi con un problema tra l'anoressia, tra gli attacchi bulimici, non so, così mi sta cominciando a portare dentro il suo mondo con i suoi pensieri, con le sue emozioni. Mi dice che lei una volta ogni 20 giorni, 30 giorni, non so che fa, si concede tutto, cioè si concede. E io ho detto: non va bene questa cosa, perché è sbagliata, perché non, perché gli ho portato l'esempio della risposta che ha dato il mio vecchio maestro, 84 anni, maestro di tennis. Quando gli ho fatto una domanda, ho detto: ma scusa tu, come ti regoli tu col vino, col bere il vino? Dice: come mi regolo? Quello che mi chiama io glielo do, quello che mi chiede glielo do. Come chiede? Chi chiede? Ho detto: è la bocca,
E che farò? Devo bere pure se non mi va giù? Se non mi va di bere? Smetto, mi fermo subito. Senti com'è semplice. Però denotava che lui era in grado di riconoscere la richiesta autentica e anche di riconoscere l'assenza della richiesta autentica. Ma adesso lui è un sapiente, non ho mai visto una persona di questa integrità. Ma che vuol dire ogni 20 giorni, 30 giorni ti concedi tutti? E che vuol dire? Che significa? Significa che tu mangi pure se non corrisponde all'esigenza. Che senso ha? Molte di queste persone che hanno disturbo alimentare, che fanno? Siccome hanno il terrore di ingrassare dopo aver mangiato o temuto di aver mangiato troppo, vanno a eliminare, no? O col vomito o con l'eccesso di attività fisica, con tanta attività fisica. Allora ho visto, era chiarissimamente evidente che eccedesse in questo, e io gli ho detto, un attimo, un momento, metti, se accetti, datti una regoletta, fai pure la manovra correttiva con la ginnastica e più, ma fanne il 50% di quell'extra. Non tutto, se vuoi, se te la senti, se provi, se pensi che non sia passo troppo lungo, io parlo per il cervello è pronto a qualsiasi passo, sempre, lui è pronto, per definizione, però questa dinamica mentale potrebbe respingere la sperimentazione nuova, capisci, la nuova sperimentazione. Quindi la volta prima abbiamo trattato questo, poi a un certo punto siamo entrati più negli esempi. A parte che io rimango sempre sconvolto della precisione con cui conoscono, la precisione posseduta da quelli che hanno disturbo. Le persone con il disturbo alimentare, del comportamento alimentare, quindi di un tipo, di un altro, adesso, fanno quantità di errori, diciamo, come posso dire, industriali. Cioè non scelgono mai una cosa per il motivo giusto. Quasi mai, capisci? E allora io che mi rendo conto che non posso mutare, arrivare ad avere il riconoscimento, il discernimento, a dire quando è la mente che sta cercando di attirarti, sta cercando, capisci, di sedurti, cercando di forzarti, o quando invece è una voce che va ascoltata, va rispettata, perché il corpo va rispettato quando chiede il cibo. Quando il corpo certe volte a me mi chiede il cibo con forza perché ho consumato tanto, oppure due, sono stato molto abbastanza severo nel regime, allora lui a un certo punto alza la voce. Lui alza la voce. Io non amo gli imperi, capisci? Non amo i comandi. Comunque lo ascolto, ma senza diventare uno schiavo che obbedisce al suo imperatore. Ok? Quindi mangio più zuccheri, magari mangio un po' più di gelato. Sì, ma questo gelato che io mangio, tu dovresti vedere, adesso ho imparato a comprare quella lì che è quello buono, si può fare pure il nome, Grom, va? Così è un buon gelato, va bene. E questo tu dovresti vedere, dovresti filmare i pensieri e lo sguardo che io do a questo barattolo. Al barattolo me lo guardo così. Mi sembra il gatto di Walt Disney che se lo vuole mangiare, è così. E poi lo sguardo invece così prudente che non si vuole fare fregare, capisci, dal gelato. Ma lì è tutta un'arte, lì è bellissimo, quella è una danza, quella è un gioco. Io danzo col barattolo di Grom, ma così, così. Ci riconosceranno una pubblicità, ma prima o dopo. Io al tempo stesso, mentre lei mi diceva questo, ho capito che per arrivare a riconoscere quando smettere, io certe volte, non so, guardo qualcosa sul cellulare la sera, però sto a letto, non so, io mi fermo una frazione di secondo dopo che lui ha detto fine. Lui, non so se mi sono spiegato, il cervello profondo si ferma, dice fine. Sì, ma io per imparare a riconoscere ci ho messo 30 anni, non so se ho reso. Io so già prima di addormentarmi l'istante quanti secondi mancano per cadere addormentato. Perché riconosco, pum, che lui ha frenato, ha fatto il freno. E allora così, mi ci abbandono dentro. Perché certe volte non lo fa subito, lo fa quando dice lui, e io adesso da molti anni riconosco quando lui sta per autorizzare l'addormentamento. Lei deve sapere a memoria, è vero che io ho fotografato diciamo, vedi qua ci sono i cinque tempi, ogni tempo a cosa corrisponde, qual è l'operazione,
qual è la circostanza e l'operazione suggerita. E quindi se lo applica, lo applica. Lei questa lo applica sicuro. Questo è un fenomeno questo. Così non... Se lo applica, scoprirà la semplice e positiva verità. Che quando noi sappiamo quello che dobbiamo fare e non dobbiamo andarla a cercare così, non stiamo nello spasmo più. Quindi sarà più sereno il rapporto con questi passaggi, perché diciamo la serenità viene turbata, squarciata, e dalla paura. Ma la paura viene se non sai quello che devi fare. Anche gli esperti vengono visitati dalla paura. Ti viene a visitare. E la paura io non la devo negare, non la devo rompere, scacciar via, non devo spaccare il diaframma, capisci? Allora io tutte le volte che lo capisco, segmento, spiego, illustro, ma alla fine poi tutto questo schematismo dovrà essere sorpassato in futuro. Chi impara a mangiare bene è il peso perfetto. Il peso perfetto, senza fatica, senza grandi privazioni, senza inutili attese di 20 giorni, 30 giorni per mangiarmi quello che voglio. Io lo mangio tutti i giorni quello che voglio, perché io voglio quello che va bene a me, capisci? Mi dà gusto mangiare quello che dà bene a me. Io non mangio quel tipo di piatto lì, così condito, vivace, in quel modo. Io ho dei gusti molto più elementari, perché non voglio, prima delle ore importanti della mia giornata, approfittare, lanciarmi, come se uno facesse, che ne so, facesse l'amore, facesse la sessualità prima di fare i colloqui. Insomma, tutto si può fare nella vita, ma io uno deve arrivare proprio sgombro, deve arrivare leggero, deve arrivare pieno di voglia di incontro, così, no? Nessuno deve raggiungere mai la sazietà, in teoria, no? Così. Sazietà è il nostro nemico in tutto, sia in un aspetto dell'esperienza, sia in altre, anche in quello che facciamo noi, quasi, no? Così. Quindi noi, proteggendoci, manteniamo tutta la sensibilità integra. Con la sensibilità riusciamo a fare le scelte più misurate, più indicate, e quindi noi possiamo anche insegnare, aiutare, essere utili, perché tutto è semplice, ma è complicato arrivare a vederlo semplice. Ecco. Quindi diciamo, comunque, mettete nelle vostre, ciò che scrivete, perché diciamo potrete dare suggerimenti di aspetti particolari da esaminare, simili a quello magari che oggi ho illustrato, perché una spiegazione con i passaggi e i segmenti così suddivisa, così chiara, lo si può fare per tanti piccoli aspetti di chi vive alcuni disagi nell'area dell'alimentazione, che insomma sono milioni e milioni e milioni di persone, perché scusa, l'attenzione al comportamento alimentare ce l'ho io tutti i giorni, e quindi ce l'hanno tutti. Io tutti i giorni, pur non essendo, insomma, avendo fatto dei progressi, vedi, io posso dire che si può ancora sorpassare il livello dove sono arrivato, sicuramente, si può sorpassare. Certo, è molto soddisfacente per il momento, però prima io ero un tipo che aveva paura del cibo e paura di ingrassare, e avevo fretta di vedere che la bilancia scendesse. Ero molto più simile alle persone che hanno il disturbo che li affligge, gli dà fastidio. Poi i disturbi disturbano, insomma. Cerchiamo di imparare quello che ce ne libera. Ce ne libera, perché ti libera che cosa? Al posto del disturbo viene il conforto, l'opposto del disturbo. Il conforto di sapere cosa è bene per te, che tu faccia o pensi o dica. Ok?